Ragazzi, voglio raccontarvi una storia. Tempo fa un professore mi disse: sai perché la gente povera è tipicamente grassa? E lui mi disse: molto semplicemente perché è un aspetto antropologico e molto da è molto culinario, ovvero che ci sono dei cibi tempo fa che erano visti come laboriosi a livello di devi impanare, devi metterli al forno, che sono stati commercializzati, e quindi un grande processo fastidioso come l'infornare adesso è commercializzabile. Non solo, adesso non rappresenta il spendere assai come meccanica, come cose, ma lo spendere pochissimo, le merendine. Perciò eccoci qua assieme, io e Marrone, a fare la tier list delle merendine. Oh. Abbiamo tier S sensoriale, altezzose, quindi merendine che dici no, se ci sono me le mangio. Buono ma, quindi quelle merendine che le pensi dici sono buone, okay, ma se dovessi scegliere fra mangiarle e non mangiarle forse non le mangerei. Però se ci sono e mi viene fame le mangio. Però altezzoso è anche che se la tira un po' come prodotto. Altezzose, sì, ma se lo può tirare. Se lo possono permettere. È un'altezzosità meritata. Ok, ok. Così sono quelle merendine che hanno 5 cose di merda, ma una buonina. E ci sono quei momenti nell'anno in cui apri il cassetto, dici vediamo che cazzo c'è, togli tutte le cose buone e c'è questa cosa merdosa alla fine e fai... Se proprio è arrivato il momento. È arrivato il momento. Ok. Siamo subito entrati nel mondo. E diamo la gischianto, ovvero quelle merendine che servono solamente a esistere. Esistono perché devono esistere. Non servono a mangiare, non servono a deliziarti. Le hanno fatte perché è arrivato il momento per loro di farle, ma non hanno accontentato nessuno. Servono per gli zuccheri, diciamo. Servono per gli zuccheri. Ok. I flauti. Flauti al latte. Allora, a me piacerebbe infarcire questa tier list anche di qualche aneddoto. Sì. Visto che sono meno bravo di voi a descrivere le sensazioni del palato. No, vai ad aneddoti, io faccio lo scienziato e tu l'antropologo. Sì. Allora, fior di latte. I flauti al latte. Li ho sempre trovati... Puoi parlare un attimo del flauto in generale? Cioè il flauto. Il flauto... Baravo sempre a scuola. Baravi? Sì, non ho mai avuto grande affinità con la musica. Non intendevo il flauto. Okay, no, intendevo il flauto. Intendevo proprio il flauto. Ok, parla del flauto. Parla del flauto strumento. Detestavo le lezioni di musica e quando arrivava il momento di suonare il flauto, baravo, facevo il playback. Boh, fine di questo piccolo aneddoto. Il flauto in generale l'ho sempre trovato. No, come cazzo mettevi playback? Facevo finta di muovere le dita, c'era un baccano assurdo in classe, non era un po' vabbè, questa professoressa comunque non voleva dirci in realtà bene. Mi sgamava sempre, però mi voleva molto bene. Sai come si chiama la mia professoressa di musica? Orecchio. Beh, e l'amavo per questo. Nome nomen, direbbe qualcuno. Chi lo sa? Va bene, ho capito che modo sei. Hanno scelto il flauto come nome perché è una merendina lunga. Allora, mi piace molto il fatto che abbia questi piccoli scalini dove puoi inserire bene le dita. Come i flauti. È quello. Però l'ho sempre reputati un po' una truffa. Allora, una truffa, però mi hanno ingannato costantemente. Perché, allora, da piccolo era la merendina che spesso portavo a scuola. Ma, altro aneddoto... La mia famiglia non era particolarmente abbiente e quindi le merendine erano soltanto degli extra di lusso. Extra di lusso? Quindi minchia, addirittura stavo da messi così. Spesso yogurtino, quelli scadenti del discount, oppure un panino che preparava mia madre, okay, che invece era buono. Era buono, però io da bravo coglione, come tutti i ragazzini alle medie, volevo la merendina perché tutti avevano la merendina. Quindi c'era questa sorta di aggregazione comune nel consumismo. In realtà poi col tempo ho capito che volevano molto di più quei cazzo di panini buonissimi. Raccontano storie alla fine. Sì, al di là del discorso salutistico. In generale ho sempre bevuto di una truffa perché già dalla scatola, dalle pubblicità, sembravano soffici con dentro questa crema
proprio la pubblicità, mi ricordo, con questo latte che veniva che messo, scendeva dal paradiso. Mamma comunque mia. Le pubblicità delle merendine sono state il primo esempio di gaslighting nel marketing. Diciamo che quasi tutte le pubblicità alimentari sono truffaldine. Però diciamo queste, così. Minchia, però l'amorino bianco sì, aveva sembrava, gli studi cinematografici. Sembrava super gonfio, pregno di latte, era una sottiletta di merda. Ma poi loro, l'amorino bianco, faceva il time lapse della gonfiatura. Dopo che c'era la gonfiatura, subito dopo arrivava la crema. Esatto. Quindi loro aspettavano là un anno, in modo che aumentasse. Esatto. Quindi mi sono però costantemente fatto ingannare, forse perché non lo mangiavo così spesso, quindi mi scordavo della truffa e ogni volta dicevo, cazzo, non vedo l'ora di mangiarmi un flauto. Me lo mangiavo, comunque ero abbastanza soddisfatto, perché devo dire che sia il pane che l'interno erano gustosi. Era dolce il pane, molto, sì. Era dolce la crema dentro, quella là al latte. Io lo reputo un po' stucchevole, ma è per questo che l'hanno fatto piccolo. Sì. Perché alla fine è così. Sì. La roba delle mani, che tu hai detto che metti le mani là per... Io do anche un piccolo punto al fatto che col cibo effettivamente bisogna giocarci, soprattutto se... Ragazzi, già il impiattare è un gioco, perché tu devi prima prendere la cosa che non cade, devi prima prendere quella cosa, la mousse. I flauti sono un giochino perché non solo servono per mettere le mani, quei solchini là, quegli scalini, come li chiami tu. Puoi anche staccarli. E sono facilissimi da staccare. Sì. Beh. Ma... Non sceglierei mai il flauto per rifucillare casa mia o me stesso. Lo metterei, dimmi tu, su buono ma. Perché so che esistono altri flauti e... Secondo me il migliore dei buono ma quasi altezzoso. Il migliore per dei il buono momento ma. Buono ma mettiamolo su mi buono piace, ma. Mi piace. Dario, se non avesse collezionato più robe orientale che occidentale, sarebbe stato questo. Ragazzi, a voi le mascotte dei flauti. Due penny. Uno che suona... Che poi il flauto che suona il violino un po' sì, mi dà fastidio. Abbastanza. E quello che sta facendo? Cos'è questo? Un compasso? Ha un casco? Cos'è? Non capisco. Tegolino. Allora, il tegolino è particolare perché la differenza fra la... sufficientezza del pane, ma il vetro che rappresenta il cioccolato sia sotto che specialmente sopra, la mia cristallo è un cristallo, tu non puoi masticarlo senza sentire l'enorme differenza che c'è fra questi pezzi di cioccolato durissimo sopra e il pane, che comunque è anche sì, abbastanza, il pane è meno dolce dei flauti, molto molto meno dolce. Il cioccolato è fondente, se non erro, crea un buon contrasto di... Ah, che poi ha pure farcitura sì, di cioccolato. Sì, sì, sì. Perciò pure, sì, in realtà sono tre texture. È molto vario, come... Non ho grandi storie sul tegolino. Neanche io. Non penso nessuno abbia storie sul tegolino. No. Di quelle... No. Il tegolino esiste, ma non ha storie, ma... Mi sa che ha un po' più di dignità del... flauto al latte, ma non addirittura ad arrivare ad altezzoso, ma sempre semplicemente buono. Non è male il cioccolato. Non è male il cioccolato. Non è male il pane. Ci sta. E ripeto, secondo me, per quanto possa sembrare pazzesca il contrasto, è un buon contrasto, perché non è solamente un contrasto di gusto, ovvero pane dolce e cioccolato fondente, ma proprio di texture. Quelle cazzo di cose. Poi succede che tu lo mordevi e si alzavano, perché le rompevi in un punto, esatto, e quindi si alzavano. Esatto, è vero. Pangoccio. Ah, molto amati, devo dire. Molto amati. Farcibili. Non l'ho mai fatto. Farcibili? Ho visto spesso pangoccioli con Nutella. No, vabbè, se... Allora, è un overkill. Allora, posso dire una cosa? Adesso mi attirerò un po' di ire. A me fa schifo la Nutella. Cosa ti fa schifo della Nutella? È palesemente un prodotto overkill di suo, senza bisogno di aggiunte. Ti dico la mia sulla Nutella. Io l'amo come gusto, ma non è da mettere da nessuna parte, se non in pane azimo. Non va da nessuna parte, perché se tu metti la Nutella in una ricetta, la ricetta diventa Nutella, con
cose. È troppo più potente di tutto il resto. È buona. Cioè, ironicamente, il modo peggiore per mangiarla, ovvero il cucchiaio, è ironicamente il migliore. Alla fine sì. Perché se tu vuoi mangiare la Nutella e ci metti altre cose, già un po' sbagli, perché rovini la Nutella e cancelli quella cosa. Crepe? Ci potrebbe stare, forse, perché ascoltami, è talmente... Io, allora, tu hai mangiato le buone crepe? Sì. Ok. Sì, È meglio una crema pasticcera fatta bene, sì, o un cioccolato drizzelato bene bene, vero, che la Nutella. Ti gusti più la crepe e meno il contenuto. In più la crepe la si dovrebbe prendere quando tu non vuoi prenderti il tiramisù o comunque qualcosa che ti spaccano e ti prendi, sì, qualcosa di leggero. Vero. Se metti la Nutella, vero, già rovini la crepe. È vero. Sono è molto, vero, d'accordo con te. A me piace tantissimo come gusta la Nutella, ma non la... In realtà è buona, però non lo so, mi dà sensazioni negative quando la mangio. Magari faremo creme spalmabili un giorno, sì, come tier list. Senti, sì, pangoccioli. Allora, io credo che i pezzettini di cioccolato siano velenosi. È vero, tipo c'è delle qualcosa che... No, c'è qualcosa che non va. Vero. Ci sono molti... Però il pane è buonissimo. Il pane è buonissimo. È buonissimo. È sofficissimo. Madonna. Bro, e ha un bel contrasto, aspetta, secondo me. Non abbiamo detto una cosa, secondo me, principale. Mettiamo come punto alternativo il mettere tutti questi snack al forno. Al forno. Ok. E nel latte. E già ne ho visto uno che al forno è... Un'altra apoteosi. Cosa. Pangoccioli nel latte e apoteosi. Sì. Ti dico perché. Si impregna non quel pane. Si impregna da morso. Sì. Ma all'inizio... Diventa gonfio. All'inizio è ben protetto. Quindi il primo c'è una morso... schermata. Ha la schermata di, probabilmente di uovo, perché è abbastanza lucido. C'ha lo schermata di Evangelion. Ed è buono perché le... il coso... è buono perché le gocce di cioccolato velenose... sono l'unico ombelico del pangocciolo, quindi il latte entra là, ma non troppo. Il primo morso col latte del pangocciolo è perfetto. Sono d'accordo. Orgasmo. Non mi piace molto il cioccolato, però. Vero. Il pane è perfetto. Sono perfettamente d'accordo. Direi altezzoso, però. Altezzoso. Altezzoso è giustissimo. Trancino mai mangiato nella mia, no, cazzo di vita. Sei serio? Mi sa di sì. Non hai mai mangiato il trancino? Allora, ti spiego. Vai. Ti faccio entrare nella dimensione trancino. Prima ho fatto quella... Ho raccontato del mio professore, del fatto che... spiegava l'obesità a Messina, perché a Messina le vecchie molta gente, sì, si tralascia, io in primis, perciò spiega come mai la gente più povera è, più sembra, perché le merendine costano poco, ne hai tante. Il trancino ha scritto alzato molto il tasso di obesità a Messina, secondo me sì. Il trancino ha scritto 8 trancini dentro la confezione, è una bugia, ce ne sono 17, ci sono infiniti trancini, quando ti compri un trancino sono infiniti. Non solo, nonostante non sia uno snack da prendere quando dici vado a comprarmi uno snack, a pranzo lo mangi subito. Ma te ne mangi più di uno? Uno tira l'altro. E stucca? Allora, il trancino è strano, perché il trancino, nonostante sia una piccola mattonella, quando lo mordi, il pane è... si piega al tuo volere e al tuo palato facilissimamente. Comunque Mulino Bianco sono bravi col pane. Sono bravi, sono i migliori ovviamente. Un po' si stucca. E stucca, sapete, sai cosa? La farcitura. È questa qua centrale che vedi, qua. Ma il cioccolato com'è? È quella è... Non si capisce bene. Anche questo cioccolato velenoso, ovvero non si capisce bene. Forse la parte peggiore del trancino, perché il pane del trancino è particolare, ma dopo un po' che ne mangi... È il cioccolato, insomma, a darti fastidio, non il pane, ma dovrebbero metterlo nelle razioni militari. Non sto scherzando, bro. Ci sono dei... C'è un canale che fa le review delle razioni, non so se... È quando ha aperto le razioni italiane, che ce ne sono un paio, intanto è la razione più grande del mondo. Non è una razione, è un cazzo di cestino che ti porti da picnic quando vai in guerra. Ma mettevano anche delle robe della Mulino Bianco, della Kinder, quando era tempo fa. Questo è, secondo me, perfetto come sopravvivenza. Quando tu... Un piccolo kit di sopravvivenza alimentare. Quando stanno arrivando i tuoi cugini dalla Spagna, sei a casa, non vuoi comprare Nutella o Girello, cose di qualità, perché sono in tanti e mangiano come dei porci, compra 2 scatole di trancino e sei a posto. Ma per riempire quanti ne servono? 2? Se vuoi mangiare solo questo... È tipo come snack. Se ne so, al pomeriggio c'ho un buco allo stomaco. È questa la cosa brutta del trancino, che non lo scegli come snack. Ok. Ma come ending. Fine pasto. Fine pasto. Ok. Fine pasto o ho fame, non c'è nient'altro. È il capo.
è il capo dei così così, secondo me, però è troppo meglio, quindi direi il peggiore di buono, okay. Ma proprio per questo forse il miglior. Ok, allora, le mie preferite, in assoluto. Le nastrine, sì, hanno già un loro perché, ma tu le hai messe in forno. Sì, mamma mia, che bontà. E tra parentesi, l'unico snack immune dal gaslighting del marketing della Mulino Bianco, perché come le mostrano sono. Poi ci sono quelle cazzo di pietre preziose sopra che quando le metti al forno diventano, mamma mia, e anche le latte sono buone, troppo buone per me, sensoriale. Sono d'accordo. Subito. E meno male, prima stavo guardando la tier list e mi ero sbagliato perché c'erano e pensavo non ci fosse. Ho detto Michele che cazzo farà, non ha messo le nastrine, invece l'aveva messe. Perché pure per me, sensuale, ma senza pensarci. No, subito, subito. Ci hanno azzeccato benissimo. Quando volevo proprio concedermi una bella giornata, chiedevo a mamma, mi fai due nastrine al forno? A posto. Orgasmo. Sai perché due? Perché una... Era tipo domenica mattina a colazione o domenica pomeriggio. Ah, pure senza latte, eh? Cioè, anche da sole? Sì, pure senza un cazzo, latte o forno sono buonissimi. Assenza di veleni, e vero? Assenza di veleni, ma infatti forse la Mulino Bianco pecca sul cioccolato. Perlomeno questo è il pattern iniziale. Ma sai perché? Perché alla fine sono per l'acquirente generalista. Sì. Non è che comprano gli snack. Però il pane è di qualità, capisci? E quella è la loro forza. Sì. È quella la loro forza. No, infatti quello che al massimo possono fare... è il contrasto, cioè perché ci siamo soffermati molto su pangoccioli e tegolino, perché hanno contrasti, pangoccioli hanno le pepite velenose, il tegolino ha quel cristallo, le nastrine è solo pane ed è quello che solo sanno fare meglio. Pane, buonissime. Poi mi piace anche come è disegnato il pane, perché c'ha quella parte in mezzo che è più croccante, cioè la sfoglia questo al centro. Questo. Sì. Al forno questo diventa crunchy. Diventa proprio crunchy, mamma mia. E non stucca. Non stucca mai. Puoi mangiarne tantissime. Perché? Perché è pane. Non ha farcitura. Quei zuccherini sono il massimo di dolcezza che puoi avere. Sì. Bro, sono buonissime queste razioni nastrine. Perfetto. Che di notte con latte freddo. Ah, beh. C'è pure la combo, eh? È forno latte freddo. Perché forno mamma latte freddo... Mia. Forno mamma latte freddo, mia. Ti dico che succede con forno latte freddo. Sì. Tu le intingi, sì. Non si inzuppano, sì. Ma rendono il latte che le ha bagnate caldo ed è incredibile. Sì. Allora, pan di stelle. Allora. Chi parla? Perché io ho tanto da dire. Io sono velocissimo. Vai. Sono d'accordo con voi quando dite che il pan di stelle dovrebbe limitarsi a fare solo quei cazzo di biscotti di merda. Sì. Che sono buoni, effettivamente. Sono un po' una schimicata. Sono tipo, sono veramente una schimicata. Capito? Te le mangi, effettivamente godi, ma muori. Cioè, è tipo, allora, tu l'hai visto Arcane? Certo, due o tre puntate ho visto. Ok, è la sostanza che utilizzano, quella sostanza sì, potenziante che... Però questo però, non ti potenzia, però, ti toglie e basta. Hai la percezione che ti potenzi, però in realtà ti distrugge dall'interno. Quando parlavo del tegolino, hai mai tolto le stelline e le mangiate? No. Gesso. Letteralmente gesso. Forse il latte, le pan di stelle, il latte un po' le salva, però è presente Kingdom Hearts? Ok, Kingdom Hearts sono sti ragazzini anime che stanno in un mondo dove sì, più o meno presente con okay, vari personaggi. Ci sono alcuni personaggi sono oscuri perché rappresentano il tè senza cuore, quindi gli Heartless. Ok. Il pan di stelle è l'Heartless del tegolino. Perché il tegolino, buono il pane, buona la forcitura, è c'è questa cosa dura, questo è mollo. Le stelle pure sono molle. Sì, allora, secondo me il latte paradossalmente un po' lo salva, ma aumenta la potenza dilaniante. Cioè... Nel senso, ma se siete riusciti a fare questo, non potete impegnarvi un po' di più in quel pane di merda? E infatti, diciamo che il brand pan di stelle fa cagare nel pane. Perché non è roba loro. Infatti la devono smettere. Lo so. Io direi così così, sì, così ma così, forse il peggiore. Così così, peggiore di così così, perché alla fine te lo puoi mangiare in momenti, diciamo, di necessità estrema. Però Roma, poi stai peggio di prima. Necessità, no, nel senso, io non ho mai detto, ho fatto bene a mangiarmi questo snack. Ce lo mangiavo, ho detto facciamolo. Vero. Finivo. Vero. E dicevo, potevo non mangiare. Sì. E chi lo compra un coglione. Okay. È un problema che il mio cervello ha cancellato appena non le mangiavo.
il mio cervello non ha reputato necessario inserire nei miei ricordi il mangiare i pan di stelle rotondi. Tu che hai da dire? Fanno cagare. Forse sono i peggiori di quelli che abbiamo visto finora. Fanno cagare, sì. Perché questi almeno hanno un ingegno nel fare schifo. Questi non sanno mai. Ma poi sono copiati da quegli altri biscotti, come si chiamano? I Grisby. Non so, i Grisby almeno hanno quel che di texture dura. Questi sono molli e fanno cagare. Allora, i Grisby al limone... Mai provati? Io amo il limone alla follia, quindi io mi rendo conto che... Sono super stucchevoli, per l'amor di Grisby, Dio. Infatti, per l'amor di Dio, però... sono i peggiori biscotti. E stai malissimo dopo, però... è un po' il mio guilty pleasure. Questi sono una copia sbiadita e fanno veramente schifo. Diamo la discount. Sì. Girella ha solo un problema, secondo me. Come cazzo va impugnata? Ti sporchi per forza. Ma al di là dello sporco... è davvero sopravvalutata la girella. Non capisco come impugnarlo, come mangiarlo. Dove inizi a mangiare tu la girella? Però mi sa che mi è capitato solo una o due volte di mangiarla. A volte vedo persone che la smezzano. Non lo so, non ho un pessimo ricordo. Il gusto non mi sembra male. Secondo me non era male. Però sopravvalutatissima. Come ha fatto ad arrivare dove è arrivato? Per il nome, girella comunque è fighissima. Volevo dire questa cosa qua anche del pangoccio. Guarda un po' Willy Wonka forse. Perché ha quel... il mondo lì, capito? Ok, bro, abbiamo... Allora. Vai, sembra che tu abbia qualcosa da dire. Senti, io li amo. Però anche qui, che marketing di merda. Cioè, nel senso, ottimo, ma che stesso. Qua è totale bugia. Dai, ragazzi, ma che cazzo è? Qua è totale bugia. Sembra un Olimpo un Olimpo di gonfiore. Cazzo, la sottiletta pure qui, con quel bicchiere di latte. Queste sono brutte da vedere. Sì. Sono buonissime. Sì. Forse sono più buone, dei cereali, dei, come si chiama? Dei flauti? No. Dei... colazione più sì, a colazione più poi ci arriviamo, poi ci arriviamo, è particolare col cereale, però sono buoni, sono buonissime. Se fosse così, con questa consistenza, con questa compattezza, con questa altezza, sarebbe il cibo degli dei. Però una più di una non saprei, bro. No, stucca. Però hanno messo un filo di cioccolato che non è tossico come negli altri casi. C'è cioccolato, non è crema e basta. Guarda sopra. Queste? C'è quella striscetta di cioccolato. Ma non è tipo fatta in 3D? Nel senso, l'ho sempre vista come una roba... No, forse mi ricordo male io, No, c'è. Ma io pensavo fosse colorante. Sai che non mi ricordo, però... è un po' come quelle bianche... Me lo ricordo come cioccolato, sai? Perché ha un gusto diverso. Kinder effettivamente quel cioccolato. Non ho mai fatto caso al cioccolato. Che dici? Buono. Secondo me... Buono ma... Sì, migliore del buono, ma per il momento. Forse pure altezzoso, direi. Forse pure altezzoso. Il peggiore degli altezzosi. Sì. Comunque è stata spesso la mia prima scelta. Cazzo. Sì. Lo è di molti, comunque. Sì, non posso negare questo. Sì. Allora, ragazzi, la girella e la fragola, queste qua sono... Mai mangiata, però... Frutti rossi, ok, l'ho mangiata io, però ma io... mi interessa. Mi stimolano sempre i frutti rossi come scelta. Allora, spesso rimango deluso. È la cosa peggiore che esiste nel pianeta, okay. Ma nel senso... La guerra in Ucraina ha più dignità della girella alla frutta, molta di più. Ma non senti, cioè senti che è chimico? Perché il problema dei frutti rossi, no, della fragola è quello. No. C'è della crema in mezzo alla girella. Alla fine i frutti rossi hanno sempre quel che di chimico quando sono messi nel pane. Sì. Queste qua sono buone al confronto. Ok, allora io non mi esprimo. Allora, bro, vai. Vediamo se vai. Sei d'accordo con me. Vai. Allora, i Bondi Mott, ahimè, per quanto siano l'emblema del in pubblicità è così, ma snack così, sono leggendari. Ok. Quei zuccherini. Buoni. Quei zuccherini fatti di granito, senti proprio quando li mordi che il tuo dente sta viaggiando dentro il zuccherino, non lo rompi e basta, senti il... quella sgommata di zucchero nella quale sono messi sopra i zuccherini è molto particolare. E il pane, non so che cazzo hanno fatto, bro, ma niente eguaglia
il latte con questi. Perché a questo pane succede qualcosa col latte. Non so spiegarla bene. Io l'ho mangiato quasi sempre solo col latte. E nel latte succede qualcosa. Sono molto buoni e dirò di più. Come viene mostrato lì, nel cappuccino sono ottimi. Nel cappuccino sono ottimi? Proprio... mai messi un caffè nel cappuccino? Proprio da pucciare nel cappuccino. Purtroppo, da soli, senza pucciati. Un po' stucchevolini. Proprio quasi brutti, voglio dire. Manchevoli. Manca qualcosa, sono da mettere... Sì. Però c'è da dire una cosa, che essendo che siamo in ambito colazione, tu dovresti prenderli con un succo. Secondo me, guarda, allora... E al forno sono buonissimi. Ci potrebbe stare altezzoso. L'unico problema è che sono imprescindibili dal latte. Io da soli non li apprezzo molto. Cioè, mi si fermano tipo qua. Invece il latte lo rende anche più scorrevole. Quindi dici la loro situazionalità li mette meno di altezzosi? No, altezzoso ci può stare, però non sensoriale per me. Sai quello del fatto che ogni volta... Cioè io credo che dobbiamo anche parlare delle sensazioni di quando li vediamo al supermercato. Io quando guardo questi qua al supermercato dico buoni, ma dovrei impegnarmi a comprarvi, perché comprare voi equivale a comprare un'altra cosa. È impegnativo. Buono ma. Migliore però. Forse questo è altezzoso, perché la loro controparte... Un po' cagare. Non ti piace? Un po' cagare. Minchia, la prima volta che siamo disaccordi. Perché abbiamo detto adesso che il buono del buon dì è il fatto che siano comunque compatti, soffici e che rendano ottimamente col latte, mettendo il ripieno di cioccolato. Ma veramente? Secondo me levi la possibilità di renderli ottimi col latte. Sono migliori da soli. Da soli sono migliori? Sono migliori da soli, ma meno buoni col latte per me. Sono per la prima volta in disaccordo, mi piace molto il latte, ma questi qua nel latte te ne mangi 2-3, questo uno. Ok. Due okay. Nell'altro di questo non l'ho mangiato spesso, quindi forse il mio giudizio non è, insomma, super neanch'io pari. Vedi, ho mangiato più questi. Forse una volta. Però boh, mi hai abbastanza convinto, cioè dire che comunque fra questi due io comprei più questi. Tu ti ricordi il sapore di questo cioccolato? È valido? No. Ma infatti non mi sembrava è semplicemente più gustoso di questo. Ok. Li metterei qua vicino. Vabbè. Non li metterei comunque su altezzosi. Forse anche meno. Secondo me sono meno dei flauti. A me, ragazzi, non me ne vogliate, ma le cose farcite di albicocca o di creme di frutta non mi sono mai piaciute. A me sì. Eccetto rarissime, tipo sì. Il cuor di mela. Buono. Cuor di mela è... buonissimo. Qualcosa che non esiste. Buono. Però questi non saprei. Discreti. Decidi tu. Discreti. Secondo me è sempre buono, ma... Io li preferisco al cioccolato, ma è proprio una preferenza, ok? È una preferenza legata a quel tipo di farcitura che apprezzo io. Buono, ma... Secondo me sì, alla fine si equivalgono, ognuno ha delle skill. Guarda quanto vanno in contrasto poi gli zuccherini rispetto agli altri. Qua ci sono gli zuccherini. Questa confezione per me è respingente. È nerissima. No, è non ci proprio siamo. Non ci siamo. Sembra, sai che cazzo sembra? Sembra le confezioni del caffè. Delle cialde del caffè non... che sono respingenti, infatti le faccio sempre comprare ad altri. Ho un po' di timore. Sono dei medici. Sembrano a dei me medicinali. Piace il caffè poi, però... Non ho mai mangiato yo-yo. Manco io. Però sembra che adesso verrò insultato per questo motivo qua. No, non è neanche io, siamo in due, quindi. Questo secondo me è uno snack a tutti gli effetti. Ma sei serio? Più che merendina, ho sempre visto come snack. Ma addirittura? Mi ricordo che mio padre me ne comprava ogni tanto. Respingente. Pensavo, poi io amo la nocciola. Pure io. Tantissimo. Minchia, mi sa che mi sono perso qualcosa di buono. Molto buono. Nocciola di qualità, devo dire. Niente male. Secondo me è buono, ma. Buono, ma. Onesti. Rollino, ok. Mai mangiato? No, mai. Allora, rollino. Intanto, ti ricordi la famosa clip Oreo Spooky? Ok, il rollino mi ispira molto con le vibes, ovvero prendilo e ficcatelo in bocca Air World, ma è davvero più definibile snack bro, questo qua è impegnativo. È strano, sembra... Perché è glassato, ha il cioccolato, pane è molto dolce, e alla nocciola pure questo mi ricorda tipo un tronchi più morbido.
Cioè, sembra più uno snack veramente. Non sembra una merendina. La metto in latte, ma ragazzi, questo non è da latte. Non mi sembra che prenda bene il latte. Non si impregna. Un più bruttino da vedere perché... Sì, cos'è quella merda davanti? Cioè, quello schizzetto così. No, non è... Sai perché è bruttino? Perché... Si vede che è proprio fatto in quelle fabbriche dove devono essere classati sopra un piano, quindi non, ha, non è come la girella che è proprio un giro. Se lo giri a quel piano piatto, non so se ti se capisci cosa sì, sì, parlando. Sì, no, non conosco. Direi così così. Ok. Flauto al cioccolato. Ti dirò una cazzata, ma io li preferisco a quelli là al latte. Sono meno stucchevoli. Il contrasto pane molto dolce e cioccolato molto fondente... Per me è vincente. Però e io odio il cioccolato fondente. C'è sempre un solito problema. Non è un gran cioccolato. Non è un gran cioccolato. Questo è velenosissimo. Io invece preferisco quello al latte. Nonostante sia più stucchevole quello al latte, questo qui mi sa proprio di veleno. È velenosissimo. Cioè, allora, il connubio è migliore probabilmente. Perché tiene più botta al cioccolato, è più solido rispetto a quella crema di latte. Però non ce la faccio, me ne mangio uno e dico, ma perché l'ho fatto? A me in generale i flauti mi danno tutti questo roba qua, infatti non li scelgo, ma... Gang, però. Sacco minchia, bro. Allora, se il buon D necessita il latte, il sacottino necessita il forno. Buonissimo il forno, però. E lo necessita così tanto che nella pubblicità... Lo consigliavano. Mettetelo al forno, sacottino al forno. Perché quello che succede, il gonfiore di cui tu parli, sempre voluto in ogni merendina, qua c'è. C'è. È un grosso pezzo di pane. Il cioccolato, anche se qua lo fanno vedere che ce n'è assai, è buono che non ce ne sia così tanto. Ce n'è poco. C'è uno sputo di cioccolato. C'è uno sputo di cioccolato. Ed è buono perché abbiamo ormai capito che della Mulino Bianco è il pane che ne fa da padrone. Il fatto è che essendoci tanto pane, è buono. Troppo buono. Ma qualcosa che non so spiegare mi ferma da non metterlo nel senso orale. Secondo me è lo stesso problema del buon dì che necessita il latte. Però questo è il forno. È più buono. Ah, bro, c'è da dire un sacco sta roba qua. Un'altra delle mie preferite. Mi ricordo che conquistai una ragazzetta offrendole un ottimo Kinder Brioche. Mi ricordo ora di ricreazione, piccola zona ricreativa, addirittura forse all'asilo dalle suore, pensa te, all'asilo dalle suore c'era questo piccolo cortile dove una volta pisciai anche su un albero davanti a tutti perché mi sentivo Goku, pensa che imbecille, mamma Goku mia. Goku ha molto accreditato la narrativa del pisciatore. Mamma mia, imbecille. Vabbè, con le suore che mi corcavano di botte. Forse erano loro imbecilli allora, sì. Non tu. E mi ricordo che conquistai un bacio sulla guancia di una ragazzetta perché... Ma che bella storia! Le donai il mio Kinder Brioche, che come detto prima, era un lusso per me. E queste sono belle costose, eh? Porca troia. Guarda, nell'arco di un anno forse avevo a disposizione 5 Kinder Brioche. E l'hai usata bene? Sì. Ascoltami, quando è uscita la Kinder Brioche, io l'ho vista come un'unione fra quelle che piacciono a te, sì, queste qua, e loro. Sì. E quando ero piccolo e già vedevo che le variazioni dei snack che esistevano già facevano schifo, ero imbronciato, ma quando l'ho provata ho detto, è incredibile. Buonissimo. Buonissimo anche nel latte. Buonissimo, secondo da me. Da sola, altezzoso. Minchia brunastrini, altezzosa. Forse il meglio dell'altezzosa. Sì. E comunque queste due brioche sono sempre state tra le mie prime scelte. Le ho sempre trovate a casa di qualcuno. Però è sempre una buona scelta. Quando vai negli hotel che magari ti invitano alle fiere che non hanno... È difficile trovare qualcuno che li disprezzi. Sì. C'è un plus di quando ti invitano alle fiere che non hanno molti soldi per prenderti un bel hotel, cosa che io non so tu, ma io non me ne ho mai fatto un cazzo. No, neanche a me. Forse il manager di Sgarbi sì. Ma quando dico, ma Marco ti mettiamo in questo hotel, perdonaci a due strisce, ma che cazzo ne frega, basta che dormo. In realtà
il bonus è che so che non ci sarà la colazione a buffet come quelli là da 4 stelle in su hanno. Con quelle cazzo di uova sode. Il salmone affumicato che non me ne è fatto un cazzo, lo prendo di mattina. Ma poi a colazione il salato, ragazzi, cioè siamo italiani, non siamo abituati a questo tipo di approccio. Dipende. Ma mi rovino la giornata. Più che altro sai qual è il problema? Che andrebbe bene come tarda colazione. Invece solitamente negli hotel chiudono prestissimo la colazione. Sai qual... Sì, tipo alle 10:30. Ma cioè... che cazzo fa? E sai qual è anche il fatto che comunque, vista nel contesto fieristico, io non è che pranzerò in fiera. Ok. Quindi mangiare tanto, sì. Questo è, vedi che questo è anche il motivo per cui il salato c'è in America, perché loro si spaccano il culo ad andare al lavoro, non si bevono solo caffè, quindi la colazione si... Che in realtà ha anche più senso dal punto di vista energetico, perché tutta questa roba zuccherosa ti dà una botta glicemica... E vai. Ma è velocemente esauribile. La, nel giro se di, tu pranzi quando fai colazione. Nel giro invece. Di un'ora c'hai di nuovo fame. Ti alza la glicemia, quindi c'è ancora più fame. E quelle calorie non sono ben gestite. Invece, una colazione salata, da me non molto amata dal punto di vista dell'abitudine, però okay. Dal punto di vista alimentare, in realtà, paradossalmente, se non ti sfondi, è più sana. Cioè, uova sode. E tra l'altro, considerate che nelle prime ore del giorno tu hai un ormone catabolico che è molto alto, perché sei stato senza mangiare per molte ore. E quindi c'è, se tu butti zuccheri, non crei un effetto molto positivo. Invece, per il dimagrimento si intende. Invece se tendi a non preferire gli zuccheri durante la mattina, tu prosegui quel discorso catabolico, che anche brucia grassi tra l'altro, durante la notte, però con le proteine, o comunque con i grassi e le proteine, hai un'energia a lungo termine, ok? Invece con gli zuccheri rischi di impennare la glicemia e poi dopo un'ora e mezza c'è di nuovo fame. Quindi in realtà, questo così è un discorso alimentare, è anche più sensato farsi tipo uova sode, fai due uova sode. Con... Buono, mi piace un sacco. Sì, però in generale il giudizio è positivo su questa merendina come gusto. Io per quanto possa sembrare paradossale, visto che sono nato e cresciuto... in Sicilia non sono mai stato abituato non solo a fare colazione, ma quelle volte in cui la facevo rare non apprezzavo farla dolce. Non a caso io la colazione quando andavo alle elementari la facevo con una pizzetta bianca che aveva sopra poco olio e sale e quello che mi lasciava con lo zuccherato era pesantezza. Mi sentivo un po' pesante, anche perché a scuola, a meno che non fai educazione fisica, non è che quelle energie le usi troppo. Ma soprattutto ti dà un po' di energia a breve gittata e poi stai molto peggio, ti viene di nuovo sonnolenza. Mi appesantisce, sì, un sacco. Poi se ci metti la Nutella è finita, no, la Nutella ti uccide la giornata. È finita la giornata. Focaccia, però anche quelli sono carboidrati essenzialmente, però vabbè, dipende poi che ci metti nella focaccia. Magari No, era bianca. Bianca con sale e olio sopra. Vabbè. Sì, poi comunque sempre di... in realtà parliamo di zuccheri anche se parliamo di pane, perché sempre carboidrati sì. Però allora, sai che vabbè, tu, perché come ho detto le larie io questo però è il mio gusto personale. Vabbè, sono molti poco... se esistono molti... sono poco oggettivo, però mi piacciono i farciti albicocca, pesca, non ci posso fare niente. Lo metteresti come suo fratello normale? No, è meno buono. Buono ma ci sta, secondo me. E non è malaccio, tra l'altro. Cioè, la fattura dell'albicocca non è... Forse non è... mai mangiato, addirittura. Non è male. Allora, bro. La Mister Day... Parliamo un attimo della Mister Day in generale. Allora, vai. Sono i figli di puttana delle merendine. Perché sembra che vogliono riuscire dove gli altri hanno fallito, ma falliscono in un'altra cosa nuova. Marketing proprio becero, sì, sono i bastardi sulla roba dei ragazzini, tipo i Pokémon, queste cose. Ma poi anche la cazzo di mascotte, la chiazza di latte. Ma sì, ma poi sembra prende... Ghostbusters del discount, veramente. Però minchia se mi prendevano. Perché sai qual è il fatto? Che se sei bambino e guardi una pubblicità della Mulino Bianco, ti spaventa, perché dici, sì, minchia, lo stanno facendo in un luogo che per me è sacro, non devo neanche comprarle queste cose. Di fatto non andavi a comprare, quando avevi tu i soldi, la Mulino Bianco, andavi a comprare le schifezze, esatto, chimiche. E poi la Mulino Bianco ha un target
più per i genitori che devono comprare quella roba. Esatto, come tutto. Invece questo è un target per i ragazzini che hanno la baguette. Che pretendono dai genitori di farsela comprare, è diverso. Sì. Compravi Mr. Day, la pubblicità era pazzesca, c'era sto coso che arrivava. Sì, si hanno fatto tante collaborazioni con altri brand, ripeto, Pokémon, poi ne parliamo perché già ho visto quella meraviglia. Sì, no, quella roba là è da parlare assai, io non pure nel mio video. I muffin a me non mi piacciono della Mr. No, Day. No, quei muffin non sono buoni. Non mi piacciono. Ci sono altri muffin, commerciali che sono buoni, questi no, secondo me ultima categoria, ultima? migliore degli ultimi. Minchia, attivo, me li sono mangiati poi, ma era tutto non li sceglierei mai. No. Invece allora, queste allora, vai, ti ho detto, la Mr. Day sì è riuscita nel fallimento. Come cazzo hanno reso la stucchevolezza un punto a favore? Ci sono riusciti qua e non so hanno fatto. Ma se non sbaglio sopra che c'era tipo zucchero a velo? Non lo so, bro. Sì. Che sostanza sì. Era quella? Io non so. Come polvere c'era... polvere di bambino. Non sono buone queste ciambelle. Ma il fatto che ti si ficcano in bocca, non riesci a inghiottirle, a me piaceva un sacco. Sì, sì. Perché? Perché tu sei in pericolo quando mangi queste. Sì, quando tu mastichi le ciambelle, sì. Tu sei in pericolo. Quindi quando le butti giù con l'acqua fai... Oh! Sono salvo! Sì! Guarda, posso dirti, sensoriale, perché effettivamente è un'esperienza sensoriale. Tocca a tutti quanti i tuoi punti palato. Sì, ma perché li sta per spegnere? Esatto. Perché li sta per spegnere? Esatto. Le ciambelle del Mr. Day ti salvano la vita da loro stesse. Hai mai fatto questa cosa con le ciambelle del Mr. Day? No. Io ho le dita molto grasse, quindi il loro buco è pure pericoloso, perché il loro buco è tagliente, è una trappola di sobro. Sì, però non ha un buco giusto. Io stavo in fissa per queste cose qui. Queste qua non riesci a mangiarne più di una, ma quella là che ti mangi è un'esperienza. Sì. Tu addirittura ti essi sensoriale. Sì, perché è effettivamente un'esperienza sensoriale. È letteralmente. È proprio la definizione perfetta. Ovviamente come gusto e qualità non sono equiparabili per nulla, però mi piace che ci siano entrambi, per due motivi diversi. Il soldino. Mai mangiato in vita mia. Me ne hanno solo parlato. Ma che cazzo è, scusate? Però sarebbe Mr. Day, questo qua, ma... Ma che... fondente con un pezzo di cioccolato fondente sopra. Ma senti, me ne hanno solo parlato. Senti, allora questo font fa schifo al cazzo, sì. E mi ricorda scenari medievali. Sì, sono vintage al massimo. Questa cos'è? Una gabbia, cioè sembra tipo, non lo so, un oggetto medievale strano per torture. Oppure, non lo so, un posto dove metti la penna e il calamai. Ma cos'è? Tipo, questo sta... No, è il marchio, è il marchio, la bolla papale. Che cazzo è questo? Questo è dove devi passare i cosi antifurto dei vestiti. Sì. Quando i cosi antitaccheggio. Loro hanno il soldino nei negozi, passo e tornano. Ragazzi, io non ho mai visto questa merendina, mai, non esiste. È uno scherzo del tuo moderatore, palesemente. No, purtroppo ma nessuno farebbe nulla con un font del genere. È super respingente. Però io lo metterei a prescindere nell'ultima categoria. Poi magari sono buonissimi. Ascoltami. Vai. Cerca di fare l'indovino. E parlami di questa merendina come se effettivamente l'avessi mangiato. Me lo devi un po' zoomare però, perché devo capire bene cosa cazzo è quella sburrata sopra. È un pezzo di cioccolato fondente. È tipo un soldo di cioccolato? Sì, infatti allora, è quello. La cosa buona di questa merendina è che la texture è solida. Ok? Hai questo velo di cioccolato che è una sorta di schermo per il suo interno. E quindi hai un ottimo contrasto. Ma dai, ma che cazzo è? E sembra una pellicola. Hanno incartato una pellicola trasparente. Ma poi il soldino con il fiore è proprio medievale. Mamma mia. Una moneta, ma una valuta, ci è una merce di scambio. Mi dai 500 soldini. E gli dai le merendine. Ai tempi del baratto, poco prima di essere implementata la valuta, c'era il soldino, però. Secondo me l'hanno rimossi perché in realtà uccidevano.
sembra mortale. È mortale. Veleno puro. No, no. Allora, già una merendina che si chiama pane più cioccolato. Cioè, vai a cagare. Hanno messo l'amorino bianco che si permette di Vittorio De Sica, dai, pane e cioccolato. Dai. Quindi neanche pane e cioccolato, più. In più. Pane più cioccolato. E poi una caduta di stile della Molino Bianco? Sì, assurda. Perché non è la classica cosa tipo Kinder colazione più, che è il più alla fine, lo puoi accettare, è un plus. Questa è un addendo. Un'addizione. Cioè, un'addizione. Ma dai, su. No, allora, no, perché è meglio farselo in casa se vuoi mangiare un cazzo di pane e cioccolato, vaffanculo. Compro un buon pane da un fornaio e ci metto un buon cioccolato. Sono d'accordo, però voglio parlare dei suoi punti forti e deboli. E forte, il pane era croccante, cioè il tac lo sentivi. Non era malaccio in effetti, però... Però forse il peggior pane della Molino Bianco. Sì. Forse il peggior pane. È diverso dagli altri? Hanno voluto fare un panino. Sì, però... Però hai ragione, l'ho detto tu, te lo fai tu? Sì. La cosa che mi fa ridere è che qui non potevano permettersi, perché di solito fanno vedere la farcitura, no? Qua non potevano permettersi di farlo a un'angolazione che faceva vedere la farcitura. Esatto. Perché ce n'è poco. Ed è meglio ce n'è poco, perché anche se è un buon cioccolato è un po' velenoso. Ma infatti sembra un po' aperto. Cioè il pane sembra un po' distante. È innaturale. Comunque come busta è innaturale. Esatto. No, no, no. Così così? Sì, dai. Non è orribile. Alla fine si mangia. Però buono, ma... No. Minchia, voglio sapere tu cosa ne pensi di Twinkies. Mai mangiati. Buono, veramente? Mai. Ma poi che cos'è dentro? Gelato puffo. Sembra azzurro. Allora, un bianco che sembra azzurro, però. Ascoltami. Sono buoni? Scoperti, perché sono il meme di Zombieland. In tutte le fiere che vai, però lo troverai, perché ci sono gli americani, okay, che lo vendono. Sai qual è... Minchia, qua distruisco. Sai, vai, qual è il più simile, ma davvero di tanto, come gusto? Il flauto. Ci ho preso, vedi? È morbido, però è troppo dolce. Io non lo capisco da qui. Cioè, perché? Zoomano un attimo. L'interno, ripeto, mi sembra... È crema puffo. Cioccolata azzurra. Io e mio fratello lo chiamiamo cibo inesistente. Cibo vuoto. Ma lo dal vivo è questa colorazione bluastra o è bianco? L'interno. Io sono daltonico, non lo vedo blu là. Sembra un bianco, però bluastro, anche perché penso sia l'immagine di cazzo. Esatto, questo blu secondo me te lo confonde un po' e ti fa mischiare il colore. E poi soprattutto tanto, che cazzo è quella texture? Sembra una crocchetta. Come ti sembra a te? Mollo, duro? Non riesco a capire. Tipo un plum cake. È un plum cake, ma ancora più morbido. Morbido. Molto molto morbido. Ascoltami, bro. A me piace tantissimo, è buonissimo. Ok. Il problema dei Twinkies è che è un cibo da ciccioni, è una vera americanata. È uno dei pochissimi snack americani che posso mangiarne più di uno, ma quando tu mangi più di un Twinkies sai che stai mangiando quello e basta. Non puoi mangiare dopo. Pesante. Bro, è fritto. È fritto? A quanto so è fritto. Non so se ad aria... È fritto ed è non morbido, ed è più morbido di un plum cake. È davvero, davvero oliosa la... Cioè, sarà stato... È fritto al forno. È fritto al forno, nel senso che l'avranno messo al forno, ma non è... Posso dire una cosa? Sì. Mi intimorisce. No, è... Cioè, è proprio da americano. È americano. Cioè, perciò... è roba che... Boh, non mi compete forse, non ho lo stomaco. Ma che schifo, ma che cazzo... Bro, io lo metterei su altezzosi. Ok. Ma sai perché? Perché di tutti gli snack che esistono americani, questo è il meno americano, è il meno schifoso. È schifoso, ma è il meno schifoso. Ok. Chi ha queste qua? Bro? Albicocca più cereali, però, attenzione. Forse l'ho mangiato una volta, ma lo sai che non mi ricordo. Io l'ho mangiato... È strano che tu non l'abbia mangiato più volte, perché io prima ho detto che non mi piacciono le farciture. Se questi... Erano più rari. Io ho detto che non mi piace la farcitura di frutta, ma questi qua, minchia se me li mangiavano. Perché il pane è buono. Sì. C'era sta cosa qua sopra. C'era una sorta di cremina al latte sopra, sì.
e poi erano davvero morbidi. Sì, sì, direi sì. Buono mago comunque. Tu li metteresti in altre zone? A me dai, piacciono tantissimo i briosse. Io ho il debuff che non mi piace la frutta, però la gente la sta prendendo benissimo. Mm. Buonissime, molto friabili, sensori... ok, altre zone. Ok, ok, ok. Allora, colazione più cereale. Allora, è molto particolare perché ne ho mangiati un bel po'. Mi piacciono tanto quanto quelli semplici, però... Cosa intendi quelli semplici? I... come si chiamano? Questi? Sì, brioche. Ma scusa, non è uscito prima questo? Non lo so, però io ho mangiato prima i brioche. Ok. Per me questi sono i classic. Ok, per me questi sono i classic. Ok, ok, al cereale. Forse perché tu mangi più di quello, io mangio più di quello. Probabile, probabile. Sì, io questo lo vedevo come una sorta di evoluzione. Ok, okay. Contrario io. Sì, sì, sì. Buoni, molto buoni con latte. Forse un po'. Io posso mangiare 10 di questi e non sono ancora. Allora, non sono pesanti, ecco, no. Come quasi tutte le cose con i cereali, devo dire. Non sono stucchevoli. Non sono particolarmente soddisfacenti, però. Non sono deliziosi. Sono buonissimi. Lasciano sempre. Non hanno quella cosa che ti fa dire per loro. Sì. Il fatto è che hanno una coerenza, una dignità. Questa colazione più che. Se tu sei in un cazzo di paesino di merda, vai in un hard discount e non trovi la tua preferita, se compri questo e vai sul sicuro. Sì, 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 sì. Io direi comunque altezzoso. Altezzoso. Sì, 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 sì. Comunque merita. Minchia, bro, queste qua. Belle prepotenti sono queste. Oddio, aspetta, aspetta. Non dirmi che non le hai mangiate. Pane, cioccolato. Sì, sì, l'ho mangiato questo. A differenza di brioche, o queste qua che abbiamo messo ora su altezzoso, dove... Magari senti il gusto delle striature sopra, ma non il feeling. Quale senti? Perché il feeling fra il cioccolato, questo proprio a scacchi, e il pane, si sente subito. Perché quello là, il cioccolato è tipo liscio, mentre invece il pane poroso. I pezzettini dentro li senti tutti, ma a mio parere è troppo di qualcosa, ovvero del cioccolato. È il classico momento in cui è cioccolato Kinder al latte, forse è fondente sopra, ma strano, però non mi ricordo proprio il gusto, lo semplice sai. E goloso è buono. Forse mi infastidiva questa alternanza. Infastidisce perché non è né uno né l'altro, tipo il classico né carne né pesce, forse. Però era deliziosissimo. Fa il suo lavoro, secondo me. Però mica ragazzi forse... stanno dicendo sensoriale, ma non saprei. Io metterei il migliore dei buono, ma Buono ma il migliore, un contrasto non così ben riuscito. Però la fattura è buona. La fattura è buona, è una bella idea. Bro, vai. Oddio, benedetto. Mai mangiata questa roba. No, ma che cazzo dici? Flauti stracciatella. No, ma che cazzo dici, bro? Sono la cosa migliore che esiste. Tu non hai mai mangiato i flauti stracciatella, cazzate. No, bro, no. È la prima volta che vedo questa confezione. Bro, sensoriali senza pensarci. Davvero? No, bro, sono fortissimi. Scusami però, aspetta, spiegami. Sono un flauto classico. Ma la stucchevolezza del latte viene eliminata. Stemperata dal cioccolato. Non solo, è un latte diverso. È buonissimo. Okay. Ma sono anche all'interno quelle gocce di cioccolato. Sono nel pane, bro. E a sé come sono? Buone? Cioè? Se le togli, sono goccioline. No, bro. Perché qua sembrano sono tipo staccate. Sono proprio intrinseche nel pane. Okay, se le togli, okay, stai togliendo valore alla ricetta. Direi altezzosi perché il pubblico si è molto diviso. Ok. Tu l'avresti messo in sensoriale. Sensoriale, sì. Ok. No, subito devi farlo. E devi chiamarmi e dirmi Marco e cosa ne pensi. Ok. Allora, plum cake classico. Ho mangiato tantissimi. Non so, mia madre stava in fissa. Non so perché. Gusto inimitabile, hanno solo loro quel gusto. Dramolino bianco, il gusto del pancake che hanno solo loro. Inimitabile comunque non vuol dire buonissimo. Non eccelso, però secondo me altezzoso ci sta. Ma solo perché hanno fatto la cazzo di storia. Sì, ma più che altro sai qual è il fatto che trovare buoni pancake confezionati non è facilissimo. Soprattutto hanno pochi competitor. Ma esistono i pancake confezionati? Sì, sì, ci stanno. Dove ci sono? Stanno sotto marche, qualcuno che ha provato a imitarli. Loro però se rimangono i migliori alla fine tra quelli commerciali, secondo me. Li mettevo spessissimo nel latte. Minchia, nel latte si gonfiano tantissimo questi buoni.
Mi sa che si sfaldavano però, sì, eh no. Perché si caricavano troppo, troppo ovviamente. E troppo è subito. Forse facevo col cucchiaio, tipo a cercare i pezzettini. Ma io di solito però non è qua un... faccio che ne mangio un pezzo e poi metto il latte in bocca. Ok. Secondo me altezzosi comunque. Non... Anche per la storia, per la che storia, sì. Diciamo che qualitativamente sarebbero da buono, ma... Ragazzi, per me è un'esperienza sensoriale. Unica nel suo genere? Sì, non è tipo alcolica? Un po'. La fiesta. Un minimo di amaro, dici tu? No, no, ma nel senso che... Dici? No, quella pubblicità... Cos'era quello là? Non è una merendina. No. È tipo un pasto. È un pasto, ma viene proprio creata a mo' di pasto. È la... Cioè, a livello di gusto, supera tutto. Mi piace troppo. A livello sensoriale. Di gusto, supera tutto. Sensoriale. Sì. La mangerei adesso. Io adesso una bella fiesta. Mamma mia. Quante fieste bisognerebbe mangiare? Ragazzi, voi che siete laureati, perché a quanto pare i laureati stanno a guardare il pubblico e quelli là che non hanno la laurea prendono soldi a fare influencer. Mi dite quante fieste bisognerebbe mangiare per ubriacarsi? Allora, cornetti al cioccolato. Allora, senti, parliamoci chiaro. Cornetti confezionati, tranne... Forse, come si chiamano? Tipo i Dino? Cerbiatto! Buonissimi! Buonissimi cerbiatto. Sono proprio cornetti confezionati. In generale, io, secondo me così, così io non accetto i cornetti confezionati, mi dispiace. Mi dispiace. Minchia! Mio, no, io pensavo altro. No, sono buoni questi. Bro, questi hanno un profumo. Sono buonissimi. Apri questi cose, al forno, al forno. Pazzeschi. Questi qua sono gli unici confezionati. E poi buoni. Che bello che fanno vedere il cornetto. Sono trasparenti. Questi sono buonissimi. Sono buonissimi al forno, sono bomba. Tutti gli altri cornetti confezionati mainstream, poi magari c'è qualche sottomarca che non conosciamo, qualcosa d'elite, non sono accettabili dal mio punto di vista. Sei un pigro di merda se ti compri questi. Vaffanculo, vai al fornaio sotto casa e li prendi. Anche perché sono facilissimi da mangiare. Il cornetto, non è che dici una merendina è una merendina, è quella roba lì. Ti è mai successo che mangi il meglio di quel cibo? Intendo non come realizzazione, ma sì, come hai detto, tipo la pizza napoletana e ti rovina le altre pizze quando le mangi. Sì. A me è successo col cornetto. Sì. Sono andato in Francia, in un posto di cazzo, mangio il cornetto e ho fatto... ecco di cosa si tratta. Vorrei parlarti io di un aneddoto del cerbiatto. Dei cornetti cerbiatto. L'ho già raccontato un miliardo di volte, ma è pazzesco. Quando ero piccolo, i miei avevano questa... Tuttora hanno questo gruppo folclorico messinese, chiamato la Madonnina di Messina, e andavano in giro in tutto il mondo. Io restavo con i miei nonni, principalmente con questo mio nonno, chiamato Francesco, dal nome che prende mio fratello, Ciccio, che mi portava dappertutto, mi faceva fare le camminate, stavo sempre con lui. Allora, tu devi sapere di me che io, dell'asilo, mi ricordo tutto. Okay. Ho una memoria di quello che fu la mia vita. Quando morì mio nonno, morì di tumore, mi imbrogliarono come fanno i genitori più pigri, che era andato via a fare chissà cosa. Sì. Se mai avrò io un fiume minchia, ribaltro tutti i meme dei genitori, gli dirò, gli farò una storia lunghissima, guarda, nonno è andato via. E alla fine della storia che dura un'ora faccio, è arrivato un cane, l'ha morsicato qua ed è morto, strangolato, è morto, sangue dappertutto, non è morto, non lo vedrai mai più, vabbè. Anche se è morto per cause naturali. Sì, no, no, però... gli faccio una bugia, ma più... potenziando la morte. Una bugia, ma non nell'epilogo. No, potenzio il grottesco. Ci l'epilogo. Sta, ci sta. Mio nonno è morto, mi hanno detto questa cosa qua, il mio cervello ha involontariamente cancellato tutti i ricordi di questa persona, io non mi ricordo... niente di lui. Okay. E mi ricordo tantissimo mia nonna, mi ricordo le passeggiate. Io mi ricordo di passeggiate sul parco con questa persona, mi portava, ma mi ricordo che alzavo lo sguardo e non mi ricordo. Chissà che sblocco questa mentale mi serve. Tanto che mia madre ha trovato, la storia raccontato sempre, un album di fotografie. E io, in una foto dove c'era mio nonno, da piccolo, e non mi ricordo neanche niente di questa cosa qua, ho messo una X rossa nella sua faccia. Creepy, un film. Ma... mi ricordo solo una cosa di quest'uomo. L'odore dei cornetti cerbiatto che mi portava ogni singola volta che mi vedeva. Lui mi portava due cose, gli ovetti Kinder, infatti quell'odore mi ricorda nonni, e quei cazzo di buonissimi cornetti al latte cerbiatto. Pazzesco, eh? Bello aneddoto.
Tocca a lei. Ah, allora. Giunge al termine la tier list. Sì. Con un prodotto particolare. Mr. Day. Mr. Con un prodotto Mr. Day. Allora, ragazzi, io, quando uscì questo prodotto di merda, entrai in una profonda dipendenza. Merda. Allora. Quanti anni avevi? Quando uscirono i Pokémon, che cazzo ne credo. Prima, no, esattamente prima media, mi sa. Vabbè. Fine elementari, prima media. Sì. Quanti anni hai tu, bro? No, io sono del 91. C'ho 2 anni meno di te. E allora, prima media, sì, per forza. Allora, marketing incredibile dei Pokémon su qualsiasi cosa. E gli ambabaisi, eh. Toccano anche un prodotto alimentare. Ovviamente il coglione. Provato. Orgasmo. Perché quel cazzo di doblone sopra, quel medaglione. Doblone. Era super chimico, ma troppo buono. Tutto e io spesso lo staccavo, me lo mangiavo. Certo. E quanto godevo. Era proprio buono. Era un cibo non appartenente al nostro universo, ma di un mondo Pokémon. Per questo, tossico per noi, allora, però una sensazione mai vista. E l'interno anche era tanto chimico quanto buono. C'era un ottimo contrasto tra la copertura e l'interno. Per quanto sopravvalutati dal fatto che sì, li mangiavamo in un momento in cui scoprivamo gli zuccheri. A voglia. Io facevo questo, bro. Il mio aneddoto è questo. Mi dava un enorme fastidio il fatto che la parte più... Quel medaglione è tutto, bro. Perché il medaglione è chimichissimo. C'è un Pokémon sopra. Sì. Te lo compri per quello. È il selling point. Il fatto che la cosa sia così. Ma il doblone è così. Mi dava un fastidio. Quindi se facevo... Ne aprivo 3. Da dove toglievo il doblone? Ne mettevo uno qua. Uno qua. Mm. E la mordevo in quel modo. Ogni morso doveva avere un po' di doblone. Faceva schifo. E che facevi con gli altri? Buttavo. Buttavi? Sì. Quelli senza doblone? Sì. Ok. Perché non hanno senso senza doblone. Ecco. Già con una non ha. Questa merendina, se levi il doblone, diventa ultima categoria. Minchia. Sì. Sì. È proprio il... Diventa potere, il sol... Il... Sì. È un po'... E invece è il doblone... un soldino questo. Sì. Il doblone di suo ci sta. Non è un po' un soldino col, sì, doblone bianco invece che nero? Sì, parese. E allora, mangiarlo alla fine... Il doblone era ottimo perché mangiavi quella roba che era discreta, ma te la godevi di più con la consapevolezza che arrivava la parte forte. Cioè, certo, lo staccavi, mangio, ma in realtà sto mangiando con l'aspettativa del doblone. Alcuni miei amici facevano così, mangiavano i contorni e poi l'ultimo. Ah sì, ho presente. Io non l'ho mai questa fatto. Tecnica, ricordo. Sì, ci sta. Più che altro, sai qual è il fatto? Che mangiarlo come teoricamente si dovrebbe fare, cioè mordi, vai avanti, arrivi a metà col doblone, non si riusciva a farlo. Ma perché poi il doblone finiva e ti rimaneva un pezzo di cioccolatone? E soprattutto non si sposava bene con la compattezza della merendina in sé, perché era mezzo staccato quel doblone, si staccava facilmente. Non era compatto, c'era fatto per farlo staccare. Era attaccato un po' col pane, però era abbastanza... Era fatto per essere rimosso. Dici che l'hanno fatto volontariamente? Ah, sì, secondo me sì. Comunque, al netto di tutto questo, non so se sei d'accordo, sensoriale. Bro, ma sensoriale perché se noi abbiamo messo sul sensoriale robe come questa cosa qua... Sesto principio. Ha fatto troppo la storia. Cioè, se fosse solo gusto, io sono anche... Così, dai. Io sono anche, sì, addirittura così, però... Sì. Poi in realtà quel doblone era anche discreto come gusto. Era tipo un cioccolato strano. Però. Era il cioccolato bianco però depotenziato. Strano, non era un cioccolato bianco. Era il gioco. Mi ricordo che quel tipo di cioccolato bianco forse stava anche in qualche altra merendina. Era un cioccolato bianco ma tipo fresco. Aveva un gusto depotenziato. Era più facile da mangiare. Cioccolato bianco, non so se tu sai, ma io e Daniele la reputiamo una mafia. So che avete coniato anche un ottimo termine, cioè il cioccolato giallo. Cioccolato giallo? Non era una roba del genere? Non ricordo, mi ricordo che ne parlavamo come... No, però, la mafia era il duplo. No, la mafia era il duplo, no? Mi ricordo questa roba del cioccolato bianco che per voi non è cioccolato. Anche perché il cioccolato bianco non è bianco. Appunto. Il cioccolato bianco è giallo. Allora, è quello che dico questo. Io. Però questo era un'altra roba. È cioccolato Mr. Day.
Che figli di puttana, ce l'hanno fatto. Che bastardi. Sì, sì. Anche però... perché questo, sbaglio, è stato il primo prodotto Mr. Day. Cioè, sono, noi sono, non mi ricordo, perché mi ricordo la pubblicità di sta roba qua. Sicuramente quello più invasivo a livello di marketing, quello più memorabile grazie ai Pokémon, però credo prima le ciambelline. Lo sai? Forse prima le ciambelline. E sono anche ora rimaste le ciambelline. Il muffin non lo trovo più. Questo è sparito. Sparito. Pokémon. Sparito. Quanto sì. Vorrei però. Ma solamente per rigettarmi nel passato. Rimanere, solo per dire... E rimanere deluso. Sì, no, come sempre. Come è successo con Winner Taco. Sperma di Mr. Day. Le calamite, è vero. C'era, c'era pure il plus del premio. No, bro, tu hai visto, Marco, tu succedeva tutto. Mamma mia, ragazzi, non è sensoriale questo. Cazzo, questo è un mondo, è un cazzo di gioco. Porca puttana, è un parco giochi in miniatura. Oh. Perfettamente in topic con i Pokémon, comunque. Anche se il marketing era invasivo, come dicevi tu, comunque quello che succedeva dal punto di vista di Snack, che è il caso di Doblone, le sorprese, la pubblicità, era nel momento dove se mi avessero fatto la merda di Pokémon io me la sarei comprata. Devo fare qualcosa. Vai. Sensoriale, che in più è anche buono. Questi qui non sono così buoni. No. La Fiesta è la più buona. La Fiesta è la più buona, infatti mettila come prima. Sono esperienze sensoriali tutte e quattro, ma Nastrina è un'esperienza sensoriale che non ti lascia con la morte dentro. No, 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 è proprio mangiarne più di uno. Poi un'esperienza sensoriale non deve essere per forza positiva. Ci sono persone che amano farsi tatuaggi per quel dolore. Persone che amano farsi dare calci sulle palle, sulle esperienze sensoriali. No, viva i sensi, io sono un grande patito della scoperta dei propri sensi, ma c'è una roba, cioè, oltre alla fine tu stai mangiando, quindi ci sono momenti in cui tu cresci, quindi il gioco lo perdi, tu cresci e la chimica che non ti piace più la perdi, ma le nastrine sono abbastanza immortali e ricordiamo che stiamo parlando di appunto cibo, quindi si mangia, deve essere buono e deve essere buono sempre. Le nastrine non sono prepotenti, non hanno un'idea, sono un pezzo di pane. È un'idea, in realtà l'idea dell'essenzialità. È essenziale, non prepotente. Sì, 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 quindi sono d'accordo. Tra l'altro questo discorso del marketing legato ai bambini e al ricordo infame l'ha utilizzato moltissimo il McDonald's. Con quella sorta di piccolo parco giochi e con quel clown super inquietante. Non ho mai capito come mai... Quella specie di melanzana orribile. No, no, la melanzana... No, la melanzana... No, non è la melanzana. Che cazzo era? Il Happy Meal che prende vita. Non è una melanzana... Pure io ci ho messo un po' a capire che cazzo fosse. Inquietante. Però credo in Super Size Me. Parlano proprio di questa roba qui. Cioè come il McDonald's abbia giocato sporco. Perché quando tu ripassi davanti a McDonald's hai il ricordo di quando giocavi in quelle merde di giostre in miniatura e poi c'era un cazzo, c'era solo quel tubo imbecille e le altalene e quindi sei portato a rientrarci comunque, anche quando cresci. Ma qua è ancora diverso bro, perché quello là comunque è una roba... Cioè, trovi cioè, anche se, il cibo cioè, per se, adulti. Cioè se tu ti prendi ora la cosa dei Pokémon è palese che lo stai facendo per uno spirito da bambino. Sì. Ma... Se mi prendo le nastrine, io mi sentivo sempre adulto. Sì. Le nastrine sono dignitose. E mi sento indipendentemente a posto con me stesso quando le mangio. Non ti stai comprando una cazzata. Perfetto. Direi che non ci può essere conclusione migliore. Sì, sì, ragazzi, mi guarderò... Minchia, ve la siete prese tutti che non... Che non ho visto Big Fish. Io pure non ho visto un film che mi hai consigliato, quindi è stato un buono scambio. Ragazzi, io devo andare... Che mi ero preparato ad andare io al concerto di Timore. Pure che... No. Concerto di Timore. Ok. No. Io finisco pure che devo fare una call. È andata come sapevo che sarebbe andata. Abbiamo. E non avevo dubbi su questo. No, neanche io, bro, neanche io. Anche perché non mi avresti chiamato con quella enfasi quel giorno là. Sì. Non pensavo di essere all'altezza, però. No, perché no? Perché siete veramente tanto bravi, in questo format qui. Daniele, è io stato quando... un bel banco di prova. No, bro. Ciao Vegas. Per me possiamo rifarlo con un'altra roba. Sì. O anche parlare di cinema, bro. A me piacerebbe fare un... Allora. A me del mio video.